Ciao a tutti cari amici, benvenuti dal vostro Andrea il Matematico in questa nuova lezione di matematica in cui andiamo a sviluppare delle espressioni che riguardano i monomi. Abbiamo visto nelle lezioni precedenti separatamente che cos'è un monomio, come funziona la somma e la differenza di monomi, la moltiplicazione, la divisione e la potenza. Oggi andiamo a vedere un'espressione in cui compaiono tutte queste operazioni. Prima di partire col video, chiaramente vi invito a scoprire il sito andrealmatematico.it. Se state preparando l'esame, volete riprendere in mano le basi matematiche o volete approfondire degli argomenti specifici della matematica, e ricordo che per economia ci sono i corsi di matematica finanziaria e finanza statistica. Adesso riconcentriamoci sulle espressioni con i monomi. Basi matematiche, mi raccomando, playlist basi matematiche. Andiamo a individuare e a risolvere questa espressione. Meno 5x2y tutto elevato alla seconda, diviso 25x2y2 tutto che moltiplica 5 quarti xy, più meno un quarto xy tutto alla terza, diviso 2y2 il tutto, meno 5 ottavi x3y. Chiaramente si tratta di un'espressione abbastanza lunga, perlomeno visivamente, quindi quando ci troviamo di fronte ad un'espressione lunga, dobbiamo individuare i blocchi di cui si compone il nostro testo. I blocchi, ricordate, che sono separati dagli ultimi elementi di cui dell'ordine delle operazioni in cui le svolgiamo. Quindi ricordiamo che le somme e le differenze vengono per ordine in ultima posizione. Quindi andranno a distinguere i nostri blocchi. In particolare questo segno di più e questo segno di meno andranno a spaccare il nostro testo in tre parti. Il primo, che sarà una divisione barra moltiplicazione tra una potenza di monomio che divide un monomio che moltiplica un altro monomio. Qui abbiamo ancora la divisione tra la potenza di un monomio e qui abbiamo poi sottratto un altro monomio. Adesso quindi andiamo a focalizzare l'attenzione sulla prima parte di testo. Chiaramente il primo punto da risolvere sarà la potenza, quindi meno 5x alla seconda y che dobbiamo elevare tutto alla seconda. Quindi ovviamente meno alla seconda farà più, 25, anzi 5 alla seconda farà 25, x alla seconda tutto alla seconda, andiamo a moltiplicare gli esponenti, otteniamo x alla quarta, y alla prima tutto alla seconda, y2. Adesso abbiamo 25x4y2 che divide 25x2y2, tutto che moltiplica 5 quarti. Ora, ovviamente, siccome le moltiplicazioni e le divisioni si risolvono di solito nell'ordine in cui si presentano, vedete che qui abbiamo 25 diviso 25 che fa 1, x alla quarta diviso x alla seconda che ovviamente farà x alla seconda, quindi questo scompare e questo diventa un 2, y2 diviso y2 che si semplificano. Quindi del primo pezzo ci rimane solo x elevato alla seconda. Adesso abbiamo x alla seconda che moltiplica 5 quarti xy, quindi ovviamente il segno sarà positivo perché abbiamo il prodotto di due elementi positivo. Il numero 1 che moltiplica 5 quarti, otteniamo 5 quarti, per la lettera abbiamo x alla seconda per x che farà x alla terza, applicando le proprietà delle potenze, per y. Adesso andiamo a vedere il secondo blocco. Ora, chiaramente, anche nel secondo blocco dobbiamo per prima cosa stabilire segno, numero, lettera. Insomma, quindi, ora, se noi prendiamo questo segno e lo eleviamo alla terza, quindi meno al cubo, il segno di questa cosa risulterà negativo. Ora, se andiamo a fare più per meno per più, essendoci un solo più, chiaramente il risultato sarà meno. Poi andiamo a occuparci, qui abbiamo un quarto elevato alla terza, diviso 2. Ora, se facciamo un quarto elevato alla terza, sarebbe 1 su 4 al cubo. 4 al cubo è 4 per 4 per 4. 4 per 4 fa 16, 16 per 4 fa 64. Quindi avremo un 64esimo diviso un mezzo. Diviso un mezzo, cioè diviso 2, che significa per un mezzo. Quindi per un mezzo andiamo a trovare un 128esimo. Quindi qui avremo diviso un, cioè meno un 128esimo, poi, quindi qui sarebbe appunto un 64, no? Che poi abbiamo diviso per 2, se poi prendiamo x elevato alla terza per y elevato alla terza, quindi x3, y3.
Adesso dobbiamo fare x alla terza diviso niente e ci rimane semplicemente x alla terza. Y3 diviso y2 ci rimane y, perché facciamo 3 meno 2. E a questo punto andiamo a sottrarre qui meno 5 ottavi x3 y che non andiamo in pratica a toccare. Adesso il nostro testo si compone sempre delle tre parti che si sommano, la prima parte meno la seconda meno la terza. Chiaramente sono monomi simili. Quando ci tratta di monomi simili significa che hanno non solo tutte le lettere identiche ma anche gli stessi esponenti, quindi x con esponente 3 ed y con esponente 1, in questo caso andremo a sommare i loro coefficienti. Quindi andremo a fare il primo coefficiente che è 5 quarti, meno 1 centoventottesimo, meno 5 ottavi, il tutto che moltiplica x3 y. Chiaramente questa è la somma di frazioni con denominatori diversi. Come facciamo a sommarla? Dobbiamo trovare il minimo comune denominatore. Ora, il 4 scomposto in fattori primi altro che non è che 2 elevato alla seconda. L'8 altro non è che 2 alla terza. Ricordiamo che il 128 era stato calcolato come 4 alla terza, che era, 20, era 64 per 2. Ora il 4 ricordiamo che è un 2 alla seconda, quindi è come fare 2 alla seconda tutto alla terza per 2. Quindi 2 alla seconda tutto alla terza sarebbe 2 alla sesta, 2 alla sesta per 2 alla prima farebbe 2 alla settima. Quindi il nostro denominatore comune sarebbe 128 o 2 alla settima. Quindi anche qui dobbiamo fare 2 alla settima diviso 2 alla seconda, che farebbe 2 alla quinta, ovvero 32. 32 per 5 è come fare per 10 diviso 2. 32 per 10 fa 320, diviso 2 fa 160. Poi meno 1 e poi meno, anche qui dobbiamo fare 2 alla settima diviso 2 alla terza, che fa 2 alla quarta. 2 alla quarta per 5, ricordiamo come fare 5 per 16, perché... Quindi è 16 per 10 diviso 2, quindi 160 diviso 2 otteniamo 80. A questo punto, insomma, si tratta di calcoli. 160 meno 80, ovvero meno la sua metà, farebbe 80. 80 meno 1 fa 79. Quindi come coefficiente abbiamo 79 ventisettesimi e quindi il nostro risultato, lo riportiamo qui, è 79. Scusate, non 27esimi, ma 2 alla settima, quindi sarebbe 79 128esimi, e poi con la parte letterale che sarebbe x3y. Bene, cari amici, ci vediamo alla prossima lezione, sempre con espressioni sui monomi. Mi raccomando, non mancate playlist base matematica se state preparando gli esami, www.andrealmatematico.it, esami di matematica finanziaria e finanza statistica anche. Ciao a tutti!